Ciao Quiriprandi! Ciao a tutti! Questa scatola arriva da Chikaboom ed è l'ennesima, l'ultima incarnazione dei Letrabots, quindi siamo di nuovo in coppia per recensire questo nuovo combiner. Esatto, questa volta siamo di nuovo con le lettere, quindi abbiamo un combiner fatto di numeri e due di lettere, ma sembra diverso da quello precedente. Sì, sembra che proprio le lettere siano state utilizzate diversamente per formare Lobot e questa volta abbiamo in Solar Power, vale a dire che i bordini cambieranno colore illuminati al sole oppure con le nostre lucette ultravioletti. Quindi apriamo le bustine. Vediamo che ogni bustina costa 2,99 euro. Ok, io rovescerei qua il nostro espositore. Wow. E cominciamo. Allora abbasso un attimino l'inquadratura perché vorrei che si vedesse tutto così. Via. Ok, vai, comincio io. Sì, sì. Questa volta il combiner è composto di 9 elementi. Ok, cominciamo con la prima bustina. Sì. La apro di qua. Vediamo i nomi che hanno dato questa volta ai personaggi. Non voglio strappare la card. Abbiamo il solito pamphlet. Questo è hashtag. Però abbiamo Nebula. Abbiamo la lettera N che si chiama Nebula. Tiriamola fuori. Eccola qui. Bel colore. Rosa. E io già che ci siamo, esatto. Ho una lucetta ultravioletti. Vediamo se riusciamo a fargli cambiare colore. Se questa è una, se tutte lo fanno, non lo so, non ne ho idea. Non lo so neanch'io. Sì, è forse, vero, sì, un pochetto sì. Allora, è diverso da quello che pensavo. Pensavo fosse solo un effetto nel momento in cui la illumini. Invece no, cambia colore davvero. In una giornata di sole dovremmo vedere. Esatto, vedete, sembra si è sbruciato un pochetto. In teoria deve cambiare da bianco a viola. Con un sole forte dovrebbe riuscirci. La trasformiamo, quindi piego le zampine. La trasformazione è la stessa della solita lettera N, suppongo. Alzo le braccine, ruoto il busto. Credo che sia così. Direi di sì. Mettiamo qua con il suo. Allora vado io con... Chi ci sarà qua dentro? L'hashtag, bene, perché questo se non sbaglio diventa lo... Oh no, pensavo che diventasse lo zaino del combiner, me lo sono sognato, no, e si chiama hashtag, questo è il nostro combinerone, ma allora prendiamo, vediamo un pochino questa volta come si comporta il solar power, vedete che diretto sotto la luce diventa viola e si scudisce un pochetto. Non è sensibilissimo, ma... Si può fare l'effetto danneggiato dalle battaglie, i colpi dei laser che lo... Sì, effettivamente sì. Allora, vediamo un pochino. Direi che allunghiamo in basso quello. Alzo le braccine del nostro hashtag. Stessa cosa anche per la testa, la tiriamo su da qui. Voilà. C'è un perno sospetto. E poi dobbiamo ruotare le gambette. Direi così. In questo modo, il colore è un po' diverso da quello illustrato perché sono neri gli interni delle gambe invece che viola. E con il nostro hashtag, l'hashtag è il primo che troviamo, penso. Sì, non c'era nelle serie precedenti. Ok, ups, scusatemi. Disastrato tutto, tocca di nuovo. Tocca a me, apriamo un'altra letterina. Di nuovo paura di strappare qualcosa di troppo. Le istruzioni sono condannate, il pamphlet lo strappi ad ogni giro. Va bene, prendo la card che ci rivela Mida. Ok, la M di Mida. Bella la testa, bel design. Comunque, che in realtà forse è sempre lo stesso. Ho toccato la telecamera, chiedo scusa. È dorato. Che colore è sambo? Ok, trasformiamo Mida, quindi alzo la testa in questo modo, abbasso le zampine e giro le braccia, così. E questa è una vecchia conoscenza. Ah, ci sta che Mida sia dorato? Sì, è vero, Mida. È vero. Chissà se è un caso. Comunque per me la M di questi robottini è una vecchia conoscenza. Quando eravamo piccoli che c'erano quelle simili che si trovavano con la morbidente e avevo trovato... Poi lui si chiama Marco. La M di Marco e quindi ero tutto contento. Allora, tocca di nuovo a me, vediamo un po'. Via il roll up. Ok, poi qua dentro che abbiamo questa volta? Oh. La O,
continua. Per chi non lo sapesse, ci sta che Remide sia adorato perché Remide era il re della mitologia greca che aveva la maledizione per cui tutto ciò che toccava diventava d'oro. Una maledizione che aveva chiesto lui stesso, peraltro. Orion. Oppure quindi ha lo stesso Orion. Nome. L'aveva già avuto questo nome. Che ha questa articolazione che non viene utilizzata nella trasformazione. Carino. Robotino con gli occhietti blu. Mettiamo qui. Io non oso dirvi quanti letterbox abbiamo ormai. Sì. Allora, siamo decine e decine. Proprio diverse decine. Apriamo, vediamo cosa abbiamo. Le istruzioni e la card che mi dicono... Lux, forse la L non ce l'avevamo ancora, sai? Non lo so. Comunque, tira fuori Lux. Allora, abbiamo i pugni del robot, che sono benvenuti. E questa è la L. No, no, sono sicuro, non ce l'avevo ancora. Che allora, la trasformazione della L... Devo guardare il disegno. Ok, bisognerebbe, scusami, ruotare questo piedino qua così. Poi va sotto. Però non stai inquadrando. Ah, chiedo scusa. Chiedo scusa. Per la L è un po' più complessa del solito. Sì. Alzate il piedino, lo abbassate così. Qua possiamo alzare la testa. E adesso ruotiamo le braccia verso l'esterno. Questa è la L, che penso che sia il più alto della serie. Eh sì, Lux. I pugnetti sono identici a quelli precedenti, sono d'oro anche loro stavolta. Quindi il punto e virgola. Esatto. Allora. Prendiamo... Oh, via, questo si è aperto bene. Un altro oro. La K, ok. Che si chiama per l'occasione... Karat. Karat. I carati. I carati che vengono utilizzati per misurare... La qualità dell'oro hanno i colori invertiti rispetto alla carta, vedete? Carino però, no? Sono contento. Esistono sempre in tutte e due le edizioni. Sì. Quindi tiriamo fuori la testolina. Abbassiamo le gambette. E direi che... Devo guardare il disegnino, ok. Sì, 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 sulla strada giusta, solo che... Devo ruotarle. Un po' tringosi. Sì. Devono ruotare verso l'esterno, così. E adesso il piedino davanti, direi. Sì. Questa è la trasformazione ed ecco Karat. Carino Karat, piace, va bene. Mi piacciono questi colori, il dorato e... un colore strano, va bene. Karat. Belli gli spalloni. Sì. Va bene, pure. Tocca a me. Allora, apriamolo, di nuovo mille attenzioni. Va bene. Vediamo cosa abbiamo trovato qua dentro. Pyro, che è la P, quindi. Vediamo da fuori. Via la carta. La cartina la mettiamo lì. La P è di quelli belli, che sarebbero asimmetrici, ma tu ruoti il busto e diventano simmetrici. Che bei colori. Sì. Alzo le braccine. È un nostro vecchio amico. Ok, quindi altre due ne abbiamo. Vediamo un po'. Qui c'è. Via la carta. Robot Mock. Mock. Questo è il nome della serie, devo capire perché. Qui abbiamo la I. E dell'altro c'è la J. Sì. La I diventa... Ah, è il punto esclamativo, sono esatto. Stupido. Quello è il punto esclamativo, non è la I. Questa è la JD. Facciamo finta di non averlo visto, ok? Non diciamo niente a nessuno, ma questo nome è familiare. Ok, allora trasformiamo la J. È molto simile alla L. Ok, poi in teoria lui glielo gira anche, ma devi tirare giù le braccine. Ah, gli gira. Ah, no, non gira niente. Ecco qui. Era di spalle. Ok. Questo è JD. Ok, guardiamo un pochino invece il suo punto esclamativo. Si allunga così. Viene fuori questo manico e voilà, questo anche si era già visto. Il
precedente con Viner aveva anche lui un punto esclamativo che diventava robot. Questo non si era visto. Il marchio Chicaboom. Il marchio Chicaboom finalmente inciso nella plastica. Questo conferma una idea che mi ero fatto proprio comunicando con i contatti che abbiamo a Chicaboom. Le personalizzazioni su questo vecchio modello di giocattolo che stanno facendo per queste serie sono veramente ad opera di Chicaboom. Sì. Quindi non sono più giocattolini direttamente distribuiti in Italia per come erano prima. In Cina questa volta sono giocattolini che troviamo solo da Chicaboom. È un bel valore, appunto. Sì, sono contento di questo. Ultimo. L'ultimo, faccio io. Dopodiché abbiamo portato qua di fianco uno del combiner, l'ultimo, che era Ade, se non erro. Così facciamo il confronto. E la lettera Q, che è rosa e dorata, tiro fuori la sua card. Tuttavia si chiama Quantum, come una delle mie serie TV preferite, Quantum Leap. Trasformiamo la lettera Q, così, quindi alziamo i piedini, ruotiamo la testa, se riesco, così. E qua, queste sono già direttamente le braccine del robot, va bene. Ecco la lettera Q, va bene. Direi che ci rimane solo da combinarlo. Sì. Sto facendo l'inventario e mi chiedo se siamo in grado di farlo, perché non abbiamo la N. Sì? Sì, c'è Nebula. Scusate, ho detto una fesseria. Vediamo un poco. Ok. Procediamo, proviamo a costruirlo. In diretta? Sì, via. Va bene. Allora, prendo la O. Io tengo l'istruzione. Iniziamo dal panciotto con la O. Va bene. Di Orion, che deve tenersi la testolina fuori. Direi. Ma dove stai guardando? È la O quella? No, è la Q. Quindi, scusatemi, ok. Allora, rigiriamo. Ok. Allora, come sta messa la Q? Vediamo, va bene, il disegnino. Esatto. Adesso gli riallinei le braccia al corpo e tiri fuori i penni. Aria. No, sono io che lo sto tenendo al contrario. Va bene. Così. Scusate, però stiamo provando per la prima volta a trasformarlo in diretta. Tra l'altro c'erano queste braccine che sono giunti. Adesso verranno fuori per collegare le braccia. Sì, così. Questa sarà parte del torace. E quindi avrà di nuovo l'articolazione alle braccia, come quello precedente. Poi sotto abbiamo la O, giusto? Sì. Che questa qua? No. E questa qui? Ok. E allora con la O dobbiamo metterla così, a testa in giù. Poi gli ritiro la testolina dentro. E i piedini li lascio avanti in questo modo. Ma devo estrarre questo pernetto. Così. Eccolo qui. Che si incastra a chiave, quindi lo infilo in questo modo e poi giro tutto quanto. Esatto, sono tutti stampi nuovi come incastri, cioè hanno modificato altre lettere rispetto al giro precedente, ma con la stessa architettura. Sì, e quindi in sostanza abbiamo le stesse lettere dell'alfabeto per costruire un robot diverso. Poi abbiamo la L. Sono lettere diverse. C'era la A. Sì, no, intendo dire che alla fine ce ne sono alcuni comuni e sono. Questa era la L, sì. Giusto? Yes. E quindi dunque dobbiamo, credo, ritirare le braccine così. Questo diventa il gomito del nostro robottone. Esatto. E poi questo lo piego così. E qua c'è questo perno qua davanti. Prendiamo il punto. Esatto. E guardate un pochetto, c'è questo perno che viene in fuori, un pugnetto che è tradizionale ormai nel mondo dei robot da quando esistono i Transformers, ne abbiamo visti a migliaia di questi pugnetti, ed ecco qua il nostro braccio sinistro. Bello, stavolta le due braccia lunghe uguali però. Sì, lo mettiamo qui, voilà.
credo che sia discretamente flessibile la plastica dorata. Non mi spavento tanto. No, neanche io. Neanche io temo che succeda nulla poi. La J. Ok. Allora, stessa cosa. Torna a essere una lettera J, credo. Ok, la J è semplicemente una J, prendiamo la virgola questa volta, che sarà il pugno destro, e estraiamo il pernetto e lo incastriamo nel buchetto che sta lì sotto. Voilà. Così. Quindi posso anche farle impugnare il cucino. Il punto esclamativo. Voilà. Ciu ciu. Va benissimo. E questo braccio anche lui lo incastriamo sulla spalla della... del resto del combiner. Ciu, ciu, ciu. Ah, sì, va bene, va bene. Ok, poi tocca allo zainetto stavolta, diciamo, no, per ultimo io metto lo zainetto. Basta. Sì. Allora, quindi facciamo le gambe. KM K, eccola qui, ed M. Allora, direi che tornano come erano prima, quindi gli metto le manine a posto, via, chiusa questa. Qua c'è ancora che tolleranza. Ok, allora, va bene, scusate, mi sto tregando un poco. Ok, e ci siamo dentro le manine, e questa è la nostra K, che per la gambetta dovrà stare... sto guardando l'illustrazione, così dovrà stare messa così. Okay. E si incastrerà nei due buchi che stanno lì dietro nella M, quindi anche l'M deve tornare ad essere una normalissima lettera dell'alfabeto. Con il braccino però glielo devo girare. Ok, voilà. Queste due si incastrano così. Ci sono questi due perni sulla M e i due perni sulla K, tutto marchiato Chicaboom. Voilà. Questo buchetto sulla testa della M sarà il punto d'aggancio per la gamba del robottone. Direi semplicemente così. Ok. Si incastra un po' duretto, ma qualcosa uscirà. Chiedo scusa, qui ho dimenticato la suoneria sul telefono, speriamo che non proceda, che non ci siano altri suoni. Per adesso lasciamolo così, un po' duro l'incastro, vedremo più tardi. Allora, la N e la P, stessa cosa, queste tornano ad essere le lettere dell'alfabeto, direi. Che bei colori, questa mi piace un sacco. Veramente, per chi colleziona i Letterbox dall'inizio, si sta letteralmente vedendo, letteralmente, l'evoluzione della Chicaboom. Sì, sì, sì. Come si sta evolvendo la marca. Voilà, questa è l'altra gamba. E la incassiamo. Che rumore. E escono rumori strani. Ho una rana nel mio Letterbox. Okay. Va bene, questa si incastra un po' meglio, questa fa un po' i capricci, ma va bene, poi ci penseremo. Manca lo zainetto. Esatto. Passiamo così, c'è anche la pistola nell'inquadratura. Ciu! Allora, vado con lo zainetto, andiamo così, questi, e questi. Esatto. Torna ad essere un hashtag, direi. Con le antenne. Ma con... le antenne dietro, in questo modo, e c'è questo buco. Il perno sarà sulla schiena del nostro mega robot. Ed eccolo pronto per l'azione. Il solar power che descrivono mi ricorda l'attacco solare di un altro famosissimo robotone. Già. Comunque sia, dice, se lo esponiamo alla luce del sole per 20 secondi, i bordi bianchi di ogni lettera cambieranno colore. Ma lui è fatto per competere oppure combattere fianco a fianco con qualcun altro. Ade. Adesso mi tolgo di scena e ti lascio spazio. Scusami, sì, ti ho trasformato tutto io. Tranquillamente.
Questo è quello che abbiamo visto l'altra volta. Abbiamo Mock contro Ade. L'unico dubbio, cosa vuol dire Mock? Non ho capito, non lo so. Ma vedete che sono in realtà diversi. Sì, 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 non è un doppione assolutamente. L'unica cosa che hanno uguali sono i pugni e la pistola. Sì, pugni e pistola sono gli stessi. Per il resto ci saranno delle lettere in comune, immagino. Anche se non sono Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Ah, questo potrebbe essere... Sono proprio compatibili. E l'altra parte, dell'alfabeto. E già in fondo ci sono 26 lettere a disposizione più l'hashtag. Sì. Hai voglia quanto spazio. Carino. Adesso abbiamo tutti e due. Decisamente non male. I combiner pronti per combattere. Questa cosa di trasformare le vecchissime letterbox in un combiner, comunque sia un valore aggiunto. È ancora il gioco delle letterine. Sì. Di prima. E combinarlo chiaramente non è il combiner dinamico che uno si immagina dei vecchi cartoni dei Transformers. Però guardate, è bellino. Carino. Beh, abbiamo anche Mock, finalmente. Beh, è sempre carino. Meglio. Sì. Il video è stato lunghissimo, quindi penso che passeremo ai saluti adesso. Sì, direi anch'io. Grazie mille di nuovo a Chikaboom per averci spedito questo giocattolone e per averci dato questa opportunità, e i loro giocattolini vanno migliorando, quindi siamo contentissimi. Noi non vediamo l'ora di vedere la prossima serie di Letter Animal. Sì, assolutamente. E grazie a voi per aver guardato il video fino a questo punto, sono 20 minuti e più. Un saluto. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, condividerlo e iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanella così sarete informati quando usciranno nuovi video. E ciao. Ciao a tutti.